Sono contenta che il ministro degli interni, Matteo Piantedosi, abbia avviato al Viminale un altro progetto che io considero significativo, che si chiama Stazioni Sicure, cioè una mobilitazione molto importante di forze dell'ordine con controlli a tappeto nelle principali stazioni italiane. Si è partiti da Milano, Roma, Napoli, con un dispiegamento di migliaia di uomini che ovviamente sono chiamati a controllare quello che accade nelle stazioni, banalmente perché non è normale che in una nazione come la nostra si debba avere paura delle volte a prendere il treno, magari quando è buio, soprattutto in un momento in cui fa buio in pieno pomeriggio, o che i turisti che arrivano nelle nostre grandi città debbano avere come prima immagine di quella città, magari il degrado che delle volte si vive nella stazione. Questo progetto che è iniziato il 16 gennaio, io credo che i risultati siano molto significativi. In 10 giorni sono state controllate in queste stazioni 31.000 persone, un terzo dei quali straniere, sono stati controllati 3.000 veicoli, quasi 900 esercizi commerciali e i risultati sono stati quasi 350 denunciati, 67 arresti, 93 stranieri sono stati espulsi, è stato sequestrato 1,5 kg di droga e più o meno 2.100 pezzi di merce contraffatta. Questo è quello che c'era, che c'è nelle nostre stazioni. Ma si può rispondere con la presenza delle istituzioni e con la volontà di rispondere a questa problematica. L'iniziativa del Viminale parte dalle stazioni, ma vuole piano piano diffondersi a tutti i luoghi che hanno ovviamente un'alta frequentazione. Le persone che vivono in Italia devono sentirsi al sicuro e questo si fa con una presenza quotidiana delle forze dell'ordine e con una capacità di dare risposte quando si individuano i responsabili dei reati. Queste sono alcune delle principali iniziative.